un ruolo sempre più incisivo nell'economia circolare per l'industria europea del cartone e del cartoncino. È l'obiettivo della fusione prevista entro metà del 2024 tra CEPI Carton Board e Procarton. A indicare i traguardi in tema di sostenibilità è il Green Deal europeo. Michele Bianchi, presidente di Procarton. Abbiamo in qualche modo analizzato le opportunità all'interno della filiera della carta e cartone, dei cartoncini, e abbiamo deciso di intraprendere questo percorso cercando di mettere insieme alla base dei produttori di cartoncino sia la rappresentanza di CEPI Carton Board, quindi dei produttori europei e degli importatori in Europa di cartoncino, con Procarton, che è l'organizzazione che esprime la comunicazione, il marketing di questi prodotti e il valore che questi prodotti esprimono. Rappresentare il ciclo virtuoso di un materiale naturale è alla base delle sfide della sostenibilità. Ci tengo a precisare, non parliamo di alberi che vengono in qualche modo utilizzati per la produzione del cartone, ma sono gli sfridi di lavorazione, quindi i rami e tutto quello che avanza dal prodotto principale, per poi finire ad essere un prodotto per imballaggi e non solo, tramite l'industria del riciclo. Questi prodotti altrimenti sarebbero non utilizzati e finirebbero in discarica.